Un saluto dal Guatemala, dalla diocesi di Escuintla, per tutti voi ascoltatori di questo messaggio attraverso il servizio di Bruno della agenzia SRI che lavora per la Chiesa d'Europa e d'Italia. Vi parla il Vescovo di Escuintla, Monsignor Victor Palma, chiedendovi le vostre preghiere perché la strage causata dall'eruzione del vulcano è stata molto forte. Oltre 75 persone decedute e migliaia di affettati, noi come Chiesa siamo qua presente perché ce lo comanda la carità per aiutare in tutto ciò che possiamo fare per queste persone. A voi ringraziamo anche la vostra preghiera, ogni sorta di solidarietà. Noi rimaniamo uniti nella carità cristiana universale, che è un vero dono di Dio per la Chiesa Cattolica. Chiediamo a voi anche di avere presente queste persone nelle vostre preghiere, nelle vostre decisioni di solidarietà. Il Signore vi ringrazia anche attraverso i poveri. Come Papa Francesco ci ha detto, loro sono i preferiti del Signore. Oggi il Signore soffre in tante persone. Vi salutiamo dal Guatemala, da Escuintla, anche dalle lacrime brilla l'speranza per tutti coloro che devono ricevere oggi una mano amica, un dono del cuore. Grazie a tutti voi. Vi racconto anche come la situazione del lavoro della Caritas è un lavoro veramente dedicato. C'è una molta fraternità tra le Caritas nazionali nel Guatemala. Noi abbiamo oltre 600 persone rifugiate in tre parrocchie e abbiamo tantissimi altri che ci chiedono ecco, per mangiare, per bere, perché è stata una grande perdita. Le autorità cercano di fare il loro lavoro, cercano le vittime, fanno riscatto di tante persone ancora coperte dalle cenere cadute dal vulcano, di questa eruzione terribile. A volte manca un po' a loro la volontà, per così dire, ma è loro dovere e noi speriamo che non sia attenzione di un momento, ma anche si possano compromettere per servire ai poveri sempre, come è il comandamento della Costituzione nazionale. Da parte nostra rimaniamo aperti a ogni collaborazione con la società, con lo Stato, perché la Chiesa è una serva tra i poveri e tra tutti coloro che hanno una buona volontà.